A proposito della cannabis light, dato la possibilità a dei commercianti di realizzare dei negozi per la vendita di questa droga. se non si vendono cose irregolari, bisogna avere l'onestà di dirlo agli italiani. Peccato che da oggi chiuderò Sì, ad uno tutti i negozi di cannabis abbiamo legale. E sentito, infatti sì. i suoi amici dovranno fare come me, Cioè? che vado solo di coca, Eh? cola. Per gli opinionisti, su tutti i giornali, mi chiedo. Sono magistrati? E se alcuni colleghi mettessero per l'agricoltura vera la passione che ci mettono per le canne, l'Italia sarebbe un paese più sano. Non era questo il tema. Quei negozi purtroppo per chi ha detto li chiuderemo tutti devono restare aperti. Io auspico che ci sia un tavolo di riflessione molto sereno. Vergogna dello Stato spacciatore di droga previsto in una manovra economica di questo paese. Ma questo è un modo di parlare delle cose che è veramente ridicolo. No, non è l'ennesima ipocrisia italiana. Queste sono solo da prendere e collezionare. Buongiorno e benvenuti allo speciale radio di GR Sestina, mai dire Maria, qui in studio Giacomo Cadeddu e Gaia Terzulli. La signorina di Neffa era l'ormai lontano 2001, Neffa cantava, lo sappiamo, di marijuana, ma sono già passati ormai 19 anni. Gaia, ma quanto stiamo diventando vecchi? Ma guarda Giacomo, lascia perdere, io mi ricordo che a quell'età la signorina al più era la Rottermeier di Heidi e basta. E può darsi che adesso anche Neffa stia con un'altra signorina, forse la sorellina della sua vecchia signorina. Se quella era la cannabis, può darsi che adesso stia con la cannabis light. Ne avete sentito parlare sicuramente anche voi, ma che cos'è e perché non è come la cannabis normale? Voi ci avete capito qualcosa? Noi non tanto, ma abbiamo studiato e ci siamo preparati. Siamo qua proprio per aiutarvi a fare ordine in questo marasma di notizie poco chiare. Allora iniziamo subito. Ci ha provato ad esempio il nostro Giacomo Salvini, che ha preparato per voi un servizio dove si sente cosa ne pensa anche il Premier Giuseppe Conte. Sentiamo. Tante bocciature e decennali polemiche politiche. È questo il destino delle numerose proposte di legge che negli ultimi anni sono arrivate in Parlamento sulla liberalizzazione della cannabis light. L'ultimo caso solo una settimana fa, quando il radicale Riccardo Magi aveva presentato un emendamento al decreto mille proroghe, che però è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. L'emendamento prevedeva che ai prodotti già commercializzabili come i biscotti, pane e olio sarebbero stati aggiunti i preparati contenenti cannabidiolo il cui contenuto di THC non sia superiore allo 0,5% per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli. Dopo l'inammissibilità nel decreto milleproroghe e lo stralcio della legge di bilancio del dicembre 2019, ci vorrà un disegno di legge ad hoc per legalizzare il consumo di cannabis light e regolarizzare cannabis shop. Ma c'era stato adesso in corso anche di manovra una proposta, un emendamento che è stato un po' frainteso, credo, perché è stato letto come liberalizzazione delle droghe o droghe leggere. Non era questo il tema. Stiamo parlando di qualche migliaio di imprese, di oltre 10.000 agricoltori che sono coinvolti da questo settore di attività. Stiamo parlando di comunque dosi di THC che sono molto contenute. Al Senato è ferma da tempo una proposta di legge a prima firma Matteo Mantero del Movimento 5 Stelle che va in questa direzione. Il centrodestra è contrario a quella che Maria Stella Gelmini ha recentemente chiamato droga di Stato, mentre la maggioranza di governo dovrebbe essere favorevole. I numeri in Parlamento per approvarla ci sarebbero anche, ma tutto dipenderà dalla volontà politica. Quindi è chiaro, signori, che su questa normatizzazione della cannabis light ci sono pareri discordi. In molti non gliela vogliono dare questa diciamo legalizzazione, e tra chi fa un po' ostruzionismo non ci sono solo i seduti in Parlamento, ma anche fuori c'è come dire una grossa resistenza. Il timore più grande qual è? Che la cannabis light non sia
l'escamotage migliore per smettere di fumare, ma anzi riattivi il desiderio dello spinello classico, per intenderci. Tra chi la pensa così c'è il dottor Antonio Boschini, che è responsabile medico e terapeutico della comunità di San Patrignano, che si occupa di recuperare ragazzi preda della tossicodipendenza. Ci ha parlato il nostro Bernardo Cianfrocca nel servizio che state per ascoltare. Questa cannabis light, dottore, è realmente light? Allora, dunque, ha delle concentrazioni di principio attivo inferiori, mi sembra, allo 0,5%, però quello è un discorso relativo, no? Chi la va a acquistare perché comunque attribuisce a questa pianta, a questo principio attivo, un effetto psicoattivo. E se io fumo, mi faccio una sigaretta con la cannabis light, probabilmente non avrò un effetto così potente come se mi faccio uno spinello, però forse se mi fumo 5 o 6 sigarette di cannabis light potrei arrivare a un effetto simile, voglio dire. Pensa fondamentalmente che ci sia sempre il rischio di una dipendenza causata tra i consumatori? Le persone che usano, su 100 persone che usano cannabis, in genere 10 mediamente le diventano dipendenti. Questa percentuale sale al 16-18% se la statistica è riferita soltanto alle persone più giovani di 18 anni. Il discorso del light, ok, tu dici me ne fumo una e mi sballa di meno di quella che invece sarebbe lo spinello, va bene, ma perché io vado in un negozio di cannabis light? Il meccanismo è quello, cioè io cerco in qualcosa mi produca comunque un effetto, che se io ho un effetto piacevole di rilassatezza con la cannabis light, è più facile che poi un mese dopo, o tre mesi, o in un momento che sono un po' più agitato, uso la cannabis non light. Quindi secondo lei è proprio un discorso di abbassamento della percezione del rischio? Allora è questo il secondo problema. Quindi il problema primo è la dipendenza, che però riguarda solo una parte minoritaria delle persone che usano la cannabis. Il secondo problema, che io lo metto però come primo problema, è quello della percezione del rischio. Cioè è sicuramente una tappa di avvicinamento all'uso della cannabis non light. Questo è fuori di discussione. La barriera che poi ti frena dal consumo di cannabis più potente è sicuramente più bassa. Pensa che invece la cannabis light possa essere magari un percorso, invece che di avvicinamento, di allontanamento? Naturalmente lo escludo, perché se non esiste il concetto di dipendenza, non è dose correlata. Aprire le porte alla cannabis light o non light, in realtà apre le porte poi, e questo per noi è un dato assolutamente inequivocabile, all'uso anche di altre sostanze. Sembra dunque che abbassi la percezione del rischio per l'uso di altre sostanze stupefacenti, anche se in realtà in Francia, ad esempio, dove non è legale nemmeno il consumo di cannabis light, il consumo di quella, diciamo, tradizionale con il THC è alle stelle, effetto contrario invece che si è creato in Olanda, dove sappiamo invece la cannabis col THC è acquistabile nei coffee shop. Ma oltre al rischio dipendente, c'è anche chi mette in luce altre problematiche, tra cui la mancanza al momento di una regolamentazione ben definita. Ed è sempre il nostro Bernardo Cianfrocca che, instancabile, è andato a indagare su cosa ne pensano altri esponenti della comunità scientifica. È riuscito a intercettare, mentre tornava dal World Economic Forum di Davos, Viola Brugnatelli, neuroscienziata CEO e direttrice del Comitato Scientifico di Cannabis Scienza, un pool di esperti che si occupa di divulgare informazioni sulla cannabis, anche quella light. Sentiamo. Allora, il problema alla base è che queste sostanze che vengono vendute sotto il nome di cannabis light non sono sostanze per utilizzo umano, quindi il consumo, che sia tramite decotto, che sia tramite inalazione o addirittura combustione, non è assolutamente, come dire, non porterà niente di buono. Il problema è quello alla base, quindi più che chiudere dei negozi bisognerebbe implementare delle regolamentazioni per permettere a chi, appunto, è del settore, fa questo lavoro, di farlo e di poterlo fare in sicurezza. Perfetto, quindi praticamente il
problema del THC secondo lei è un falso problema? Non è ancora stata trovata una dose letale di THC in animali grandi, però di cadmio e di ferro e di metalli pesanti sì, e quindi forse dovremmo prima preoccuparci di che cosa ci sta dentro e poi semmai di piccolissime percentuali di molecole che tra l'altro vengono utilizzate con successo in medicina. L'obiezione che spesso viene mossa è che comunque questa sostanza crea anche dipendenza. In sé per sé però il cannabis con bassi livelli di THC farmacologicamente non riesce a creare quella risposta di aumento di dopamina nel nucleus accumbens, che è la zona della gratificazione, tolleranza e poi addiction e dipendenza. Per quanto riguarda invece proprio l'abbassamento della percezione del rischio, lo shampoo con la foglia di canapa porterà mia nonna a pensare che ha voglia di consumare cannabis? No, però magari farà ritornare a osservare questa pianta per tanti suoi utilizzi che può avere, al di là delle 70 anni di grave proibizionismo che poi hanno chiuso le ali a questa pianta, diciamo. Eh sì, c'è ancora un bel po' di confusione anche tra per chi la compra, per chi la vende, e in attesa che il quadro normativo, sia un attimino più chiaro per chi si occupa della sua vendita, noi abbiamo sentito lui, sì, proprio lui, il ganja addicted seriale, che normalmente fuma quella vera, la signorina appunto, ma questa volta ha deciso di provare quella light. Giacomo, che dici? Gli sarà piaciuta? Io ho dei dubbi, non saprei se è abituato alla ganja normale, non dici, lo so, sentiamo lui che Dai, cosa Dai, sentiamo ha che detto. Dice. Questo è fatto da Asti. Grazie. In onore di Mona Pozzi. Wow, sì. Bellina! Eppure molto, ma molto figa. Poi il tabacchino qua sotto pure era un botto. C'ho un botto di bustine sparatela davanti al bancone. A volte mi chiedo di quando entra un 75enne e vede quella bustina che pensa. Tipo mentre si compra le sigarette, vede scritto marijuana. Vende tanta droga. Così sono delle bisogni stelliche importanti. L'accendino dov'è? Può essere che ce l'ho in tasca io. È molto simpatico. Io non ho capito ancora qual è l'ingrediente segreto. Che c'è? Il CBD. Praticamente c'è il CBD, ma non c'è quasi nulla di THC. È buono, cavolo. Sì, il sapore è quello. Comunque è il sapore di una pianta coltivata in casa. Che sballo. L'erba che non sballa. Ci sta comunque, dai. Beh, rilassante e rilassante. Profanamente parlando, il sapore è indistinguibile. Pure l'odore di coltivazione buona, la verità. Vabbè, insomma, possiamo dire che gli è piaciuta. Gli è piaciuta. Dai, ottimo. Ma invece adesso sentiamo chi è passato, diciamo, al lato oscuro per poi redimersi, mi verrebbe da dire, no? Cioè che è passato alla cannabis light. Sto parlando di Daniele Tinti, stand-up comedian abruzzese, che dalla ganja è passato alla signorina light. E poi com'è andata, Daniele? E poi è andata bene per un po', e intanto ciao a tutti e ciao a tutte, è andata bene, il passaggio era andato bene, io volevo smettere di farmi le canne per necessità, perché non, insomma, mi venivano le famose paranoie, e il passaggio alla cannabis light mi ha molto aiutato, perché comunque sia il vizio di fumare comunque sia mi era rimasto, e passare alla light mi ha aiutato a gestirlo. E poi adesso però, insomma, il passaggio alla light era parte di un percorso verso smettere completamente di fumare qualsiasi cosa, e ha funzionato. Ho fumato per un po' la light, adesso non fumo più niente, non fumo neanche le sigarette, quindi devo dire che anche in quel senso per me ha funzionato bene. Ma senti, ma ti manca un pochino, ce lo puoi dire? Mi manca l'idea, mi manca il ricordo delle serate a fumare, il sapore, sì, però poi comunque sia ritengo prezioso anche non fumare,
e purtroppo anche fumare la light comunque sia mi alimenta la voglia di fumare in generale, e quindi solo fumando la light poi avevo anche voglia di fumarmi ogni tanto una sigaretta, e quindi ho dovuto interrompere tutto quanto. Però sì, mi manca proprio l'idea di come stavo, e la cosa positiva della light era anche che banalmente mi faceva dormire. Adesso mi sono fatto l'ultimo mese di un'insolita insonnia, e devo dire che questo con la light non mi sarebbe mai successo, perché a me fa proprio dormire come un sasso. Proprio il sasso classico. Però dai, almeno niente paranoie, si può dire? No, niente paranoie, no, quello già con col CBD zero paranoie, che era proprio la cosa da cui sto cercando di fuggire, quindi è stato un successo. E sono proprio le paranoie di cui molti fumatori ed ex fumatori parlano, anche raggiunti i 30 anni. Sentite qua questa perla dei The Pills. Tiens, vois. Buona. Senti, ma l'erba vera? Ah, perché non è vera? No, è quella nuova CBD, quella legale, erba legale. Cazzo, il sapore è identico. Quella vera, eh? Ma è proprio uguale, è buono. Bello. Sì, è da paura. E la svolta vera è che non te vengono le paranoie. Non c'hai i mostri, tutta qua roba là. Ma perdonami, Franco, cioè. Ma allora che se la fuma fa la gente se non te fa venire le paranoie, scusami. Franco, ma voglio dire, ma sarei d'accordo con me che le paranoie sono importanti. Le paranoie hanno tanti per cosa. Le paranoie hanno formato gli animi di tutte le persone e si sono fatte le canne fino ad oggi. Un giorno è come vuoi, un giorno non è facile avermi sempre accanto a te. Fortuna che tu sei più avanti dei miei limiti e che sei saggia più di me. Non dire mai bye bye, non dire mai vai via. Resta insieme a me, io non chiedo di me. E oramai già sai che sei e sarai mia. Davanti a noi un mondo di strade che si aprono, e anche se io sto cercando ancora mille scuse, è chiaro che ora io non posso più fare a meno di te. Io non voglio più bruciare nella cenere di una sola.